Ragazzi, finalmente continuiamo la storia principale, un mondo da scoprire, perché in realtà, se non avete visto l'ultimo video relativo ai convogli criminali, è perché sono 17, mi manca l'ultimo, ragazzi, e nella mappa non c'è. È spuntato un contratto da Fixer, nonostante gli abbia finiti tutti e 40, e manca il convoglio criminale, per quando spunterà lo farò. Fine. Un mondo da scoprire, atto primo. Ci ha ingaggiato, Bad Boy. Mi ha sempre nascosto la sua identità. Che palle, era il tramonto, però. Sono così. E ora vuole incontrarmi. Strano, davvero strano. Cercherò di innervosirlo un po'. Chissà cosa ha in mente. Sicuramente c'è da andare giù, vero? Oh, yes. Chi sarà Bad Boy 17? Vediamo. Poi. Cosa? Bad Boy 17? No. Ma che cazzo vuoi? Io tipo avrei reagito malissimo. Bad Boy 17? Boy, più o meno. Clara. Minchia, tatuaggi col pastello si è fatta. Ne hai 17. E ti sembro forse un bad boy? Sembri una testa calda. Spero di non farti paura. Perché mai dovresti farmi paura? Ora sei un po' paranoico. Sì. Qualcuno incasina la mia vita. Minaccia la mia famiglia. E nello stesso momento un misterioso bad boy vuole incontrarmi. E non è un lui. Sembra poco. Senti. Devo potermi fidare. Io non lo farei se fossi te. Ma avevo una cosa da dirti. Sai il messaggio che mi hai mandato? Io non voglio fare quello che giudica body shaming e cose del genere, ma se non fosse conciata così, sarebbe anche una bella donna. Considerato che è un gioco del 2014, Volevi accesso ai sistemi del DedSec? Ce l'hai fatta. Sto per svelarti un mondo. Quindi devi essere. Sì. Beh, non sei certo la prima a promettermi. Fanno il lavoro sporco con questo. E non sanno che io ho accesso. L'hai rubato. E io a vasca. No. È una cosa grossa. Non fare lo stupido. Se fai cazzate la gente si fa male. O peggio. Sbaglio o non ti fidi di me? Dammi una buona ragione per farlo. Va bene. E il tizio del messaggio come lo troviamo? Lavoriamo insieme. Tu usa quello che ho mandato. Io traccio il segnale. Come la guarda? Aiden, cazzo! Aspettavo. Sei peggio. Tu invece sei come pensavo, Aiden. No, questo a casa mia si chiama Palo. Va bene, ok. Punto abilità ottenuto per non aver fatto niente. Ci sto. 9 abilità sbloccate, le posso sbloccare tutte perché ho tipo 68 punti. Problema è che devo guardare una per uno. È meno probabile che scoppino gli pneumatici. Ok, via. Migliora maneggevolezza fuori strada, erbe sterrato. Ok, grazie. Tanto poi andiamo con quelli da 3. Anzi, con quelli da 2. Intanto, hacker un nemico per stordirlo, inviando un ritorno audio nel suo sistema di comunicazione. Ok, preso. Da 2 cosa c'è? Disabilita gli elicotteri per 15 secondi. Onesto. Telepremuto per alzare o abbassare le strisce spinate della città. Buono! Very spicy. Ok, poi. A 2 cosa c'è qui? 4, 2, 2, 3. Ok, 2. Riduce i danni subiti da proiettili. Ok. Poi c'è anche la resistenza alle esplosioni che mi interessa. Aumenta la durata della concentrazione, sì. Aumenta la cadenza di fuoco con le pistole semiautomatiche, sì. 334 773 0020. Per pochi. Fai da te
consente un grande recupero istantaneo di concentrazione. Certo. Semina il panico lasciando al buio la città. Blackout. Ok. Lo Yed improvvisa l'explosive device. Esplosivo improvvisato è un esplosivo pesante e potente. Il suo grande peso implica che non si può lanciare lontano. Hackerlo per farlo esplodere, quindi tipo una bomba adesiva. 3 punti. Ancora 45 punti, ragazzi. Ecco le missioni secondarie cosa hanno portato. Andiamo a quelli da 3. Aggiungi uno slot di batteria, sì. Che poi potrei aggiungerne un altro ancora. Però andiamo con cautela. Tieni premuto quadrato per sovraccaricare le tubature sotto le strade a causare esplosioni. Altro motivo per neutralizzare i nemici. Disabilita gli elicotteri per 30 secondi, certo. Combattimento. Rallenta il tempo durante la concentrazione. Aumenta il danno della shotgun. Aumenta la quantità di esplosivo che porti con te. Relativo. Riduce i danni delle esplosioni. Torniamo al fai da te. Ok, questo è buono. E gli edi di prossimità. 18 punti, andiamo con quelli da 4. 5, 5. Evidenzia automaticamente i cittadini con le ricompense più alte, sì. 5, 5. Ora la quantità di denaro non è importante. Lo scatto a un raggio di rilevamento ridotto, sì. Riduce il rinculo. E quindi uno da 5 adesso. Neutralizza gli elementi antisommossa. Certo. Ragazzi, mi hai fatto uno shopping intero. Minchia, 6 pallini di concentrazione, prima erano 4. Con per voi o... Tagliamo corto. Voilà. Allora, dobbiamo scoprire chi ha chiamato, ma è in gamba. Chi ha chiamato? Rimbalzare il segnale attraverso una torre del CPOS. Servizi clienti, impiegati, dirigenti. Cose del genere. Una torre di uffici. Dobbiamo entrare nel sistema. Solo così potrà scoprire la sua posizione. Entro dal punto più vulnerabile dell'edificio. Dove ricevono le consegne? Direi nei sotterranei, nella galleria. Inizio da lì. Ok, tutte queste missioni secondarie devono aver portato a qualcosa, sicuro. Ho capito il tuo gioco. Volevi intimidirmi. Da manuale. Invadere... Ok. Lo sguardo, contatto fisico. Cercavi delle crepe nella mia corazza. Ne hai trovate? Ti piacerebbe? No. Non ne ha trovate. Se questa è la risposta che vuoi. Ok, però al recupero di concentrazione dobbiamo migliorare, eh? Beh, gioco da ragazzi. Rispetto a tutte... i covi della banda, convogli criminali che si sono fatti, ragazzi. Questo è una cagata pazzesca. Cheat. Già nella testa. A posto. Madonna. Uff. No! Possibile contatto visivo. Cecchino! Cecchino! Tu, fermati subito! Oh! Fatto del casino. Molto casino. Ma non c'è problema. Si rimedia. Io ti alzo il carrello elevatore. Deve essere nelle vicinanze. Ok, buono. Tu lassù che dici? Ma c'è tipo lanciagranate? Boom. Bene così. A mali estremi bevi e rimedi, cheat. Ah, ecco dov'è il punto. Vabbè, sblocca da lì. Capirai. Ripeto, siamo ancora all'inizio della storia in realtà. Anche se potevo fare meglio, eh. Sono entrato. Che cosa ho davanti? Nel progetto c'è un grande cortile interno. E di sicuro altre guardie. Ah! No! Inviato al telefono. È il diversivo perfetto. Puoi disturbare l'equipaggiamento di tutte le guardie. Che equipaggiamento? Qualsiasi. Sono un coglionazzo. Esplosivi. Ormai c'è un microchip dentro ogni cosa. Ok, ci proverò. Scansione agli uffici. Cerca un laptop non protetto. Trovato. Bradley Cullen. Ma dai. Responsabile della sicurezza. Ma certo.
Una volta dentro devi far presto. Rintraccia la chiamata. Fatto schifo. Sicurezza ci metterà poco a rilevare l'intrusione. Non preoccuparti. No. Eccolo, è lì. No. Cosa ha usato? Qualcosa che funziona. Ok. Sono un coglione. Per tutte delle armi, sono un coglione. Qui mi serve aiuto. E ma accoglilo, cazzo. Chiama sti rinforzi, dai, forza. A me piace adrenalina. A me non giocare con femminucce. Cazzo, il ferro di merda. Vabbè, allora ci sei prima tu. C'è problema. Preso in testa. Posto. Madonna, che bello con tutte le abilità potenziate. Ah, sì. Tanto ti hackero. Adesso andiamo dal punto d'accesso. E ti prendo così. Così, non ti voglio neanche far esplodere. Però ti faccio esplodere lo stesso. No, non la telecamera. Ti faccio esplodere lo stesso perché mi va. Ragazzi, pulitissimo. Ma tipo super pulitissimo. Ok, siamo con i soliti puzzle. Soliti, in realtà ne abbiamo visto forse mezzo, però vabbè. Vabbè, questo è di una facilità assurda. Mm-hmm. Forse così, sì. Ah, crea il portatile. Dov'è il portatile? Sto dicendo che non è... Qua. Mi blocca la visuale. Vedo solo quel merda. C'è stato... Vedo solo quel merda. Ora! Ok, sei dentro. Vedi chi ha chiamato? Lo sto cercando. Merda. Arriva la polizia. Hanno scanner avanzati, difficili da eludere. E fa arrivare la polizia. Ma vai tranquillo. Zitto. Oh! Sveglia. Come la mettiamo adesso? Ma che... Che poi dovrebbe vederlo da dove è arrivato il proiettile. Cazzo. Attenzione. Ho ucciso uno col mio stesso nome, fantastico. Andate a cercarlo. Neutralizza. Mi è costato caro invece. Dentro. In testa. Godo. Vieni qui. Un altro in testa, madonna, quanti colpi in testa abbiamo dato? Botto. Lo so che ti aggiri qui, brutto stronzo. Ma che... Oh, cazzo. Boom. Sfugge la scansione. Come cazzo faccio, raga? Eccolo.
sto mandando. Gemcom. Ok. Dove cazzo è sto Gemcom? Ok, ok, adesso ha senso. Dritti, drittissimi. Sembra ci sia un bug nella stazione CBOS, un attimo. Certo che dura pochissimo questo Gemcom, eh. Ce n'ho tre ancora. Va bene, finirà che tipo li userò tutti. Va bene, ci siamo allontanati. Vediamo dove la mettono la scansione adesso. Speriamo non vicino a me. Perfetto. Un mondo da scoprire. È durata quasi 20 minuti, però ci è piaciuta molto. Il ritorno alla campagna principale, finalmente. Allora come va? L'hai trovato? Mi sono rotto le palle. L'ho trovato. Ha chiamato da un appartamento nel loop. Finalmente. Fai attenzione, Aiden. Da come ha fatto rimbalzare il segnale, credo che voglia essere trovato. E io non intendo deluderlo.